voglia di filmare un video shopping, quindi eccomi qui. Tra l'altro ho visto che vi è piaciuto tantissimo il mio ultimo video shopping in cui facevo vedere tutti i vestiti indossati, quindi anche in questo video ve li farò vedere indossati, così potete farvi un'idea di come stanno indosso. Se vi sono mancati i miei video shopping, mi raccomando mettete un bel pollice in su, e se invece questo è il primo video che vedete, benvenute e benvenuti. Spero che vi piaccia questo video shopping. Sedetevi comodi, mettetevi comodi, perché sono una chiacchierona e quando inizio a parlare non la smetto più. E quindi, sì, supportatemi. Sono stata da Zara e da Stradivarius, e da Stradivarius ho preso soltanto una cosa, quindi direi cominciamo da Stradivarius. Ho preso questa gonna di similpelle, di finta pelle, colpita tantissimo per via di questi ricami sul davanti, quindi per via di questa fantasia che mi ricorda tantissimo quelle di Gucci e quelle di Dolce & Gabbana. E nonostante abbia questa fantasia, che magari a molti di voi può sembrare molto particolare, devo dire che è facilissima da abbinare, facilissima da indossare. Penso che vada con tipo un buon tre quarti del mio guardaroba, davvero l'ho utilizzata tantissimo e trovo che sia molto molto versatile, molto bella sia con una camicetta che anche con un maglioncino, bella con un paio di stivaletti rasoterra che anche con un tacco per la sera. Ho preso soltanto questa da Stradivarius, non perché le altre cose non mi piacessero, anche perché in realtà mi piaceva tutto, c'erano anche dei maglioncini con questa fantasia che mi piacevano un sacco, però ho detto ok, aspetto il Black Friday, poi il Black Friday non ho preso nulla, anzi fatemi sapere se voi siete state più fortunate di me. Praticamente io sono entrata nei negozi e c'erano queste scene tipo apocalittiche da film in cui la gente si litigava i capi e non lo so, c'era un marasma di vestiti buttati ovunque, di casino. Sono entrata da Zara in centro, quello che c'è in Corso Vittorio Emanuele, e c'era un casino allucinante. C'erano un paio di stivali che mi piacevano, ho trovato il destro, cioè lo stivale destro, e non ho trovato il sinistro, cioè l'ho cercato ovunque, niente, boh, l'avrà preso qualcun altro, quindi alla fine me ne sono andata un po' sconfortata. Parlando quindi di Zara e di cose che non ho preso durante il Black Friday, ho preso questo maglioncino che indosso, che è nero e poi ha tutte queste perline sul davanti, alla manica tre quarti, e devo dire che è molto leggero, quindi sicuramente non è un maglioncino che va bene in inverno, non va bene quando fa freddo. Per adesso riesco ancora a metterlo, soprattutto quando magari non devo stare molto fuori, ma so che principalmente sto al chiuso, quindi sono in macchina oppure al chiuso, perché comunque non è uno di quei maglioni caldi e per l'inverno. Anzi, fatemi sapere quali maglioni utilizzate in inverno, perché io sono freddolosissima e sono alla ricerca di dei bei maglioni caldi e morbidosi mettere a fine dicembre / primi di gennaio e febbraio, quando fa freddissimo. E questo maglioncino mi è piaciuto talmente tanto e l'ho usato talmente tanto nel giro di pochissimi giorni, nel giro di circa 2 settimane, che indovinate? Sì, l'ho preso anche in un altro colore, l'ho visto rosa cipria da Zara e ovviamente non potevo farmelo scappare, e vedete, è assolutamente identico, solo che è nel rosa cipria. Ok, eccomi, praticamente mi hanno chiamato e quando mi chiama qualcuno e sto filmando è un casino, perché praticamente prima mi suona il telefono, poi mi suona il computer perché il computer è collegato al telefono, quindi mi si blocca il programma che uso per filmare i video, che è collegato alla macchina fotografica che va in stand by. Praticamente davanti a me c'è la macchina fotografica da cui parte un cavo che va al computer, dove c'è un programma che io uso per filmare i video. Insomma ragazzi, è un casino, cioè vabbè. Comunque, dicevo, da Zara, il motivo principale che mi ha spinta da Zara è il freddo, ovvero io sono una persona freddolosissima, soffro tantissimo il freddo e volevo prendere qualcosa che mi tenesse caldo ma allo stesso tempo non caldissimissimissimo. Sul sito avevo visto un pellicciotto nero, quindi una finta pelliccia nera, e volevo provare quella, e in realtà arrivata in negozio mi ha colpito subito un'altra pelliccia. Se mi seguite sui social sicuramente sapete di che cosa sto parlando, anzi mettete in pausa il video, scrivetelo e poi fate ripartire il video così vediamo se avete indovinato. Olè! Sicuramente avrete indovinato. È questo cappottino a pelliccia gigante, super morbidoso, e tra l'altro quando ho visto questa me ne sono subito innamorata alla follia. Invece quella nera vista così sul manichino era carina, invece indossata non mi piaceva tantissimo, cioè su di me non mi convinceva, invece questa anche indossata secondo me è bellissima. Devo dire che è anche caldissima, e questa cosa mi ha veramente colpito, perché tutte le altre pellicce che ho nell'armadio, c'è chi le chiama pellicce ecologiche, c'è chi le chiama pellicce sintetiche, insomma le pellicce finte fondamentalmente,
fondamentalmente non tengono tantissimo caldo, almeno le mie, ripeto, quelle che io ho nell'armadio non tengono tantissimo caldo. Sicuramente non sono dei capi spalla che metto quando la temperatura va sotto zero, non sono capi che metto gennaio, febbraio, quando veramente fa freddissimo, non le metterei sulla neve, non le metterei, cioè non le metto quando fa freddo, le metto più che altro tipo a ottobre, a marzo, no? In questi mesi un po' intermedi. Invece questo tiene veramente tantissimo caldo e ripeto, non l'ho ancora testato con la temperatura del gelo polare artico, vi farò sapere, vi farò un update a gennaio febbraio. Ho preso questo top che ha quadri e mi ha colpito subito per la fantasia e anche per la forma. Come vedete sembra quasi che si stringa in vita, in realtà non si stringe assolutamente in vita, rimane molto molto largo e è più corto di un vestito ma più lungo di un classico top, diciamo che più o meno arriva sui fianchi e mi piace moltissimo con i jeans, potete indossarlo anche con i leggings perché comunque rimane un pochino più lungo. La cosa che mi piace di più in assoluto è il retro, perché ha tutti questi nastri, quindi potete fare i fiocchettini sul retro e mi piace veramente tantissimo. Tra l'altro secondo me questo è bello in inverno abbinato magari ad un lupetto, ad un dolce vita panna, quindi con il collo alto e con la manica lunga, panna che sicuramente richiama il colore all'interno. Potete metterlo anche blu, volendo anche rosso, ma secondo me diventa un pochino troppo, invece con il panna date il giusto risalto a questo capo. Secondo me è bellissimo sia con gli stivaletti che anche con gli stivali sopra il ginocchio. Infine l'ultima cosa che vorrei farvi vedere è un vestito, e anche questo qui l'avete già visto se mi seguite su Instagram, è questo vestito qui rosso di Zara. Tra l'altro questo l'ho preso e l'ho visto tipo 2 giorni dopo in saldo con il Black Friday e tipo mi sono mangiato una mano, cioè mi è dispiaciuto un sacco, però vabbè, ormai l'avevo preso. E niente, dicevo, questo vestito rosso, questo si stringe leggermente in vita e poi è svasato, rimane molto molto morbido e sul davanti ha tutte queste balze. Il tessuto mi piace perché è molto lucido, molto cangiante, sembra quasi un raso ed è molto molto luminoso, il che lo rende anche un pochino più elegantino per la sera. Nonostante ciò, secondo me è bellissimo anche di giorno. Anche qui, se volete magari sdrammatizzare, renderlo un pochino più sportivo, lo potete abbinare con un dolce vita sotto con un paio di stivali raso terra. E questo è tutto per questo video, spero tantissimo che vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un bel pollice in su e iscrivetevi se non siete già iscritte e iscritti al canale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa avete preso ultimamente o che cosa avete visto nei negozi, che cosa vi piace, qualcosa che avete visto che va di moda, che vi ispira o di cui volete parlare, così possiamo insomma chiacchierare. E niente, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!